Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea dello staff Let's Play FIFA www.letsplayfifa.it, link pagina Facebook in descrizione, e siamo qui oggi con lo squad builder. Squad builder dove vi presento la mia squadra, quella che sto utilizzando attualmente su FUT 15. Questo squad builder lo faccio per due motivi: uno, per farvi vedere questa ibrida che secondo me è anche abbastanza carina e soprattutto è buona in game, e il secondo è per farvi un paio di domande, un paio di considerazioni alla fine quando si vedranno le clip di questa squadra. Iniziamo subito, mettendo il portiere Pepe Reina che si è trasferito al Bayern Monaco, l'altro anno stava al Napoli. 81 di tuffi, 87 rinvio, 83 riflessi, 80 di piazzamento e 78 di presa. E a me è piaciuto molto questo portiere, in più farà strong link con il nostro difensore centrale. Terzino destro intanto è Carvajal, 83 velocità, 76 difesa, 82 fisico, 78 dribbling e 73 di passaggio. Tutte caratteristiche buone per un terzino che alla fine, per essere del Reale e per avere queste stats, non costa neanche tantissimo. Primo difensore centrale costa un po' di più, ma li vale tutti. Mehdi Benassia, 75 velocità, 88 di difesa, in una versione non in forma è strepitoso, 84 di fisico, insomma, tre caratteristiche, una meglio dell'altra. Fa coppia con l'altro difensore centrale che mi è piaciuto molto anche lui, ovvero Socrates Papastathopoulos. 78 velocità, 84 di difesa e 82 di fisico. Quindi 84 di difesa si sente che è veramente molto buono ed è anche più veloce di Benassia. Quindi un buon difensore centrale e secondo me lui e Benassia, oltre a Hummels, sono i migliori della Lega. Olebas 85 velocità, 69 di difesa, 79 di fisico, ma anche 67 tiro, 67 passaggio e 73 di dribbling. Un terzino sinistro argento molto completo che però costa un pochino tanto. CDC Bender 84 di difesa, questo è il motivo principale per cui l'ho preso, perché in un modulo del genere serve un CDC molto forte fisicamente e molto buono in difesa e Bender rispecchia questi due requisiti. Oltre ad avere una velocità non male, 66, ma sembra più alta in game. Cross, Toni Kroos, il regista vero e proprio della squadra, la velocità non è il top, ma vi assicuro che tra passaggi, dribbling e tiro non ve ne accorgete neanche. Long shot spettacolari, passaggi neanche a dirlo, veramente un ottimo, ottimo centrocampista che vi consiglio sia per fare ibride tra Bundesliga sia Serie D1 Liga. Pjanic, un altro dei giocatori che vi consiglio assolutamente, 72 velocità, 75 tiro, 85 passaggi, 84 dribbling, peccato solo per le tre stelle ski, un ottimo centrocampista. Deulofeu alla destra, 91 di velocità, 86 di dribbling, 68 di tiro e 66 di passaggio. Sembra un po' più alto in game, ma comunque 91 velocità, 4 stelle skill e il prezzo che non è molto alto sono tre buoni motivi per prenderlo. Keita, 89 velocità, 81 dribbling, 70 di tiro, 69 di passaggio, 4 stelle skill, 4 stelle debole e in più è uno dei miei pupilli, quindi non potevo non prenderlo. Così come Kaion, che da falso 9 veramente mi ha stupito un botto, perché oltre ad avere velocità, dribbling e tiro, anche passaggi. I passaggi che secondo me in questo ruolo sono fondamentali, quindi mi sono trovato davvero bene a fare gli 1-2, a smistare dalle ali, e comunque in generale in questa squadra mi sono trovato davvero bene. Adesso iniziamo le clip. Nella prima parte analizziamo un po' come usare questa squadra, quanto costa, eccetera, eccetera, nel caso voi voleste farla. Io l'ho pagata sui 50k, anche un minimo di meno, ma potreste riuscire a farla con meno grill, dato che gliel'ho fatta un paio di giorni fa che i prezzi erano ancora più alti. E le clip non sono molte perché non ho molte cose da dirvi, perché della squadra diciamo che è l'argomento secondario. E poi vi vorrò parlare di una cosa che sentirete tra poco. Allora, squadra. Terzini di spinta, molto buoni entrambi. E poi c'è terzino destro che è Carapal, che è più bravo in difesa di Olebas, ma comunque sono due ottimi terzini che si sovrappongono sempre e che comunque a difendere ci sono. Coppia centrale, veramente un muro aiutato anche da Bender, un grande CDC, forte fisicamente, forte difensivamente, bravo nei tackle, nelle scivolate, insomma, un ottimo, ottimo affare per la vostra squadra a un prezzo tutt'altro che esagerato. Perché infatti Bender lo prendete con 1000 crediti, 84 di difesa, 82 di passaggio e di fisico, veramente ottime caratteristiche. E invece parliamo di passaggio e Pjanic e Kroos hanno un passaggio eccezionale, Kroos devastante e Pjanic magari è un po' più bravo a dribblare, un po' meno a passarla, ma anche il passaggio comunque non scherza. Pjanic è un po' più veloce, un po' più bravo a dribblare, ma il passaggio di Kroos è qualcosa di un altro livello, diciamo. Poi andiamo avanti, alla destra e alla sinistra, entrambe molto veloci. Falso 9, ottimo. Ok, adesso parliamo un attimo di una cosa. I Chibad Beast. I Chibad Beast sono stata una delle nostre serie più seguite su FIFA 14 e pensavo di riproporli. Specie adesso che tutti praticamente hanno pochi crediti e quindi delle squadre economiche forti, secondo me, vi potrebbero essere utili. Quindi, ditemi cosa ne pensate nella sezione commenti. Se vi piace questa proposta, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale, almeno 400 likes. Noi ci sentiamo nel prossimo video. Bye bye!